Le uova a chi servono le uova? Le uova sono di gallina. Ma lo so, a chi servono? Ah, servono per fare una frittata. Quella l'hai già fatta. Entriamo, andiamo a vedere la casa della Befana. Allora, qui ci sono i calcoli di dinosauro. Occhi di drago. Drago. E una pozione magica. Funziona? Sì, serve per far viaggiare la scopa. Ah, ecco. Okay. Poi abbiamo un po' di pane. Un po' di viveri. Un po' di viveri. La mia scopa magica, la mia foto. E la sciarpa quando fa freddo. E la sciarpa quando... Poi qui ho la mia valigia, che andrà in vacanza al mare. Adesso che finisci fa la Befana. Certo, vado al mare. Vai al mare? Sì, vado in Liguria. Vado in Liguria. Tanto poi... Poi... Se volete entrare qua. Vai dentro un attimino, vai. Allora, volete vedere la mia stanza? Vi accompagno. Questa è la stanza della Befana. Potete ammirare il letto. La bocca dell'acqua. Questo non dico che cos'è, ma si capisce. Si capisce. E qui c'è il mio lettino. E poi qua c'è il campanile. E qui sopra la testa cosa c'è? Allora, praticamente con la mia scopa magica, la pozione, io... Ah, tu voli fuori dal camino? Volo fuori da qua, dal campanile, e poi rientro dal campanile. Il campanile, ah, allora qualche volta sentiamo che la scopa picchia sulla campana, esatto, fa... Dan, 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 esatto, che sono stai io andando. Che sto andando Sì. Bene, quanti bambini già arrivano a trovarti? Oh, oggi ne sono venuti proprio tanti, sì. Ah. Tanti bambini. È stato proprio bello. Sì. I genitori sono contenti? Anche i genitori sono contenti perché vedono questa cosa. Ma cosa gli offri te, che sei la Befana? Io offro del tè e dei biscotti. Perfetto. La calza l'ho già portata stanotte, quindi va bene così. Però mi hanno detto di venire a vedere la piazza. Adesso vengo a trovare anche voi. Ma, okay. Tanto c'è la scopa, vai. Puoi toglierli? Ciao bambini, la Befana se ne va e vi saluta e vi aspetta il prossimo anno. Un bacione a tutti, ciao.